Come mi sono avvicinato al basso e qual è stato il mio percorso musicale? Allora, ho iniziato a suonare il basso elettrico praticamente per scherzo. I miei amici hanno deciso di affittare degli strumenti e imparare a suonare e avevamo 16-17 anni e quindi mi sono ritrovato per puro caso a suonare il basso elettrico. Dovevo fare il cantante, poi mi hanno cambiato, mi hanno messo perché un altro voleva fare il cantante, mandato il basso e nessuno me l'ha più tolto. Da allora ho sempre studiato, ho sempre cercato di andare avanti. Ricordo uno dei miei primi gruppi, gli Anima Logica, siamo andati avanti più o meno 2 anni e mezzo di prove, tutte le sere facevamo pezzi nostri. Inizialmente ero autodidatta, poi ho iniziato nelle scuole di musica qua nella mia zona, io sto a Cuneo, ho fatto un paio di scuole di musica, poi ho fatto un anno, mi sono iscritto al CEM, una scuola, super scuola milanese di Walter Donatiello, in cui ho avuto anche l'opportunità di studiare altre materie complementari, tipo ear training, tipo un corso d'arrangiamento con Giovanni Tommaso per fiati e queste cose molto interessanti. Poi dopo tornato a Cuneo, ho fatto delle lezioni private, quindi con dei bravissimi maestri, ricordo ad esempio sul basso elettrico Ferruccio Battaglino, che abita più o meno a 1 ora di macchina da dove abito io, che è un bassista strepitoso, veramente uno dei più bravi bassisti che ho mai sentito suonare così vicino. Invece sul contrabbasso andavo fino ad Asti da Mauro Battisti, che è un altro musicista, ho avuto la fortuna di conoscere veramente musicisti fantastici. Partivo alle 5 di mattina, andavo a casa sua, facevamo lezioni tutto il giorno, lo ricordo veramente come dei momenti bellissimi e mi ha aiutato tantissimo. Dopo ho deciso di iscrivermi in conservatorio perché hanno aperto le lauree in conservatorio in jazz, in cui si poteva andare con il basso elettrico. Quindi ho fatto il triennio di jazz suonando sia con il basso che con il contrabbasso. Negli anni ho fatto vari seminari o corsi, ad esempio ricordo uno molto piacevole a Piacenza, in cui ho avuto l'opportunità di studiare 3 giorni con Attilio Zanchi e 3 giorni con Paolo Porta, facendo poi musica d'insieme e quant'altro, è stato molto formativo. Ho sempre seguito anche corsi online, visto che a me piace la didattica, sono nel mondo della didattica e quindi ho sempre cercato di tenermi aggiornato, e quindi acquistando corsi, facendo lezioni online. Ricordo con molto piacere anche dei video exchange su un sito chiamato Artist Works con Natanista addirittura. Lui faceva dei video dove spiegava delle cose, poi dopo io dovevo esercitarmi, facevo un video di risposta, glielo mandavo e lui poi, compatibilmente con il suo tempo, quindi nel corso dei mesi, mi rispondeva con un video personalizzato, appunto dandomi dei consigli. E anche qua ho avuto opportunità di dire che Natanista è veramente una persona speciale, oltre a essere un musicista fantastico. E poi nella pandemia ho avuto anche l'opportunità di fare un annetto di lezioni con Mario Guarini, che è un grandissimo didatta e bassista, che era specializzato nelle lezioni online, quindi volevo capire come funzionavano le lezioni online per poi eventualmente farne anch'io, cosa che infatti faccio. E Mario Guarini è anche lui una persona splendida e mi ha veramente riempito di materiali, esercizi, consigli. Questo è più o meno stato il mio percorso da bassista come studente. Poi io
insegno basso elettrico qua in alcune scuole, insegno basso elettrico, chitarra, musica d'insieme e anche armonia, e parallelamente all'insegnamento ho sempre anche suonato, quindi ho avuto diverse band nel corso degli anni, ho sempre fatto concerti. Questo più o meno è il mio percorso musicale. Grazie per avermelo chiesto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.